Nelle cliniche autogestite da siriani che costellano a sud della Turchia, a poca distanza da Aleppo, gli equipaggiamenti medici sono molto limitati. I combattenti dell'esercito libero siriano, una galassia di gruppi armati prevalentemente islamisti, ma anche civili che vengono ricoverati qui a causa del sovraffollamento degli ospedali pubblici turchi, spesso non hanno accesso alle cure di cui avrebbero bisogno. Come Walin, un combattente del gruppo islamista Jabhat al-Shamia, che non ci vede più da un occhio per un problema alla retina. Sono stato ferito durante un combattimento con lo Stato Islamico, dice, e immediatamente i turchi mi hanno accolto e curato. Ora però non riesco a tenere l'operazione all'occhio che mi farebbe tornare a vedere come si deve.